il museo è in procinto di un progetto museologico nuovo e di realizzarlo, già ripeto dall'ingresso in poi cominciate a vedere cose, ma in particolare per i servizi che esprime nei confronti del pubblico come offerta culturale. Sul tema di questa sera abbiamo recentemente inaugurato un'area che si chiama Tinkering Zone, tinkering è una parola americana che vuol dire metterci le mani sopra, trafficare, armeggiare, che è una sorta di entry level rispetto all'idea del problem solving, della soluzione del problema, di usare l'ingegneria per risolvere problemi. È il tema che in qualche modo introduce, e lo fa, a breve arriveranno tutte le stampanti 3D, quindi l'area crescerà nella direzione dei cosiddetti makers, no? Quindi della possibilità di trasformare con quella che è la dinamica aggiuntiva un'idea, una cosa che può essere messa anche da un semplice consumatore in un'idea prodotto e quindi realizzarla. È un cambiamento di paradigma, è una rivoluzione straordinaria che tocca naturalmente il sistema produttivo italiano che, come sapete, è largamente manifatturiero e di conseguenza nelle piccole e nelle grandi dimensioni guarda con estrema attenzione a un tema come questo. Questo ci porta a ragionare sulla necessità, dal punto di vista non soltanto dell'adeguamento del sistema del nostro paese, soprattutto nei livelli locali, lo commentavamo prima con il presidente Bassetti, già in una, proiettato in una dimensione internazionale, quindi a interrogarsi sul significato della dimensione nazionale che non riesce più a seguire dimensioni dinamiche che nascono in modo spesso vulcanico, immediato, che hanno bisogno di grande elasticità e grande flessibilità, rispetto al punto al fatto che il paese continui ad esserci, continui a essere protagonista come merita rispetto al contesto internazionale. Questo richiede non soltanto uno sforzo intellettuale e quindi di adeguamento dei sistemi istituzionali, e a questo proposito abbiamo con noi, la saluto e ringrazio di essere con noi, Cristina Tajani, che segue per il Comune di Milano con attenzione intelligente esattamente questi temi, ma anche dal punto di vista dei sistemi educativi, di quello che è la politica culturale di lungo periodo, ma che già ha delle immediatezze nelle sue applicazioni come quelle che noi cerchiamo appunto di seguire. È indispensabile non soltanto seguire un tema che è molto caro proprio al Presidente Bassetti, che è quella dell'innovazione responsabile, dal punto di vista della sicurezza, dal punto di vista della capacità di trasformare il Paese in un qualche cosa di funzionante ma di responsabile, non solo dal punto di vista dell'organizzazione sociale, ma anche dal punto di vista educativo. E questo è quello che noi facciamo e questa è una delle ragioni, oltre a essere partner di Musei Impresa, di essere qui questa sera a trattare qua al museo questo argomento. Noi siamo per la nostra parte sul pezzo, continueremo a evolverci in questa situazione anche e soprattutto con il rapporto forte che abbiamo appunto con il sistema d'impresa. Non rubo più altro tempo ai protagonisti, conduttore della serata sarà Luca Orlando, caporedattore del Sole 24 Ore. Ringrazio gli ospiti, ringrazio Luca Orlando per il lavoro che farà con noi questa sera. Grazie a voi per essere presenti e tornate al museo che offrirà continuativamente, dal punto di vista dell'offerta culturale, novità anche in questo settore. Buona serata. Vediamo se, eccolo qui, funziona. Allora, leggere il presente e guardare lontano. Proprio qualche giorno fa ero qui in questo museo ad intervistare, come altri colleghi, Eugene Cernan. Eugene Cernan è un signore, un ottantenne, che però 45 anni fa pilotava l'Apollo 17 ed è stato quindi comandante dell'Apollo 17 nel 69 ed è stato l'ultimo uomo, ancora oggi a più di 40 anni di distanza, 45 anni di distanza, l'ultimo uomo a camminare sulla Luna. Oggi diciamo camminiamo un pochino su una cometa, ma sulla Luna non ci siamo ancora tornati, a 45 anni di distanza. Allora, tra le varie cose che mi venivano in mente da chiedere a Cernan, gli ho chiesto per esempio se lui continua a sognare. Lui ha fatto una cosa straordinaria, no? Quante persone, credo siano 12 in tutto il mondo ad aver camminato sulla Luna, quindi ha avuto un'esperienza effettivamente unica e forse anche irripetibile. E gli chiedevo appunto, chiedevo a Cernan se nei suoi sogni mai c'è questa Luna, cioè se si rivede nei sogni in quel viaggio. E lui mi ha risposto no, ogni tanto mi chiedono questo, però no. E ho provato a rispondere, ho provato a chiedermi perché, perché effettivamente ho fatto una cosa straordinaria, io lo so, la mia famiglia lo sa, è stata una cosa epocale, ma io sono un signore di 80 anni, il mio futuro si restringe ogni giorno, io voglio passare del tempo con la mia famiglia, con i miei amici, il valore fondamentale è il tempo che posso passare con loro, non voglio vivere nel passato, voglio vivere nel futuro.
e questo è un signore di 80 anni. La cosa mi ha colpito perché tutti noi guardiamo al futuro, però lui effettivamente ha avuto qualcosa evidentemente di clamoroso nel suo passato da ricordare. E mi viene in mente questo perché noi spesso nelle tavole rotonde, anche noi giornalisti, citiamo spesso per il nostro paese, guardando al passato, e ci confortiamo con l'espressione ragazzi, in fondo siamo la seconda potenza manifatturiera europea. Ed è una cosa che ci rassicura molto, perché in fondo ci diciamo che siamo bravi. Il problema è che questo è diciamo una situazione che accade al ribasso, nel senso che con il passare dei mesi in tanti settori noi eravamo magari terzi, quarti, diventiamo quinti, eravamo terzi esportatori nelle macchine utensili, siamo quarti, superati dalla Corea, eravamo terzi al mondo nella produzione di piastrelle, oggi siamo diventati settimi, l'anno scorso ci ha superato la Turchia, la Spagna, quest'anno ci supererà la Turchia. Quindi il punto non è dire eravamo bravi, siamo la seconda potenza manifatturiera e abbiamo una grandissima tradizione. Il punto è, per il sistema paese, per le imprese, per il sistema economico, cercare di capire cosa succede adesso. Cioè, come facciamo a mantenere il nostro prodotto di successo? Come facciamo a guardare al futuro? L'idea di stasera è farlo in maniera un po' originale, perché non ci saranno soltanto parole, ma anche dei filmati. Raramente si fa vedere che cosa accade all'interno del nostro sistema produttivo. E le cose più interessanti che faccio io, per esempio, dall'osservatorio del Sole 24 Ore, lo confesso, sono le visite che faccio all'interno delle aziende, perché scopri delle cose che non sospettavi. Per esempio, l'altro giorno ho scoperto che, banalmente, il dentifricio si infila dal fondo del tubetto nelle macchine di imbottigliamento e non dal tappo. Il tappo è già chiuso quando arriva il tubetto. Però vabbè, questa è una stupidaggine, ma si impara sempre qualcosa di nuovo. L'idea della Fondazione Bassetti è stata quella di andare a guardare che cosa c'è nel patrimonio artigianale lombardo. Sono 22 aziende che sono state analizzate, filmate, in questo vedremo alcuni brani di questo filmato, prevalentemente Milano-Monza con qualche incursione a Como e a Lecco, ed è un po' una panoramica di quello che è il saper fare italiano, con tutta una serie di problematiche che si concentrano nel settore delle PMI e in particolare nel settore artigianale, perché se noi prendiamo a livello lombardo quella che è la produzione di oggi, il livello produttivo dell'industria lombarda, fatto 100 il 2005, oggi siamo a 97 in Lombardia, quindi siamo 3 punti al di sotto del 2005. Non si festeggia, però diciamo non è un dramma. 3 punti sotto. L'artigianato è 31 punti al di sotto del livello del 2005. Quindi siamo in una situazione evidentemente drammatica. Sulle PMI si concentrano i problemi del credito, i problemi del mercato interno. Le PMI sono spesso orientate sulla domanda nazionale, che è quella che sta peggio, e quindi si concentrano tutta una serie di problematiche che evidentemente non tutti riescono ad affrontare. Però i casi analizzati qui, in questo filmato, ne vedremo alcuni, sono invece esperimenti e tentativi e sforzi per provare a vedere come esportare, come valorizzare le proprie idee, come cercare di mettersi insieme e fare rete per ovviare, per esempio, al problema dimensionale. Questa sera vedremo questi filmati e ne parliamo poi con 3 dei protagonisti dell'economia in Lombardia, anzitutto con l'ente che è curatore di questo filmato, cioè la Fondazione Bassetti, con Piero Bassetti che è presidente di questa fondazione, Eugenio Massetti, presidente di Confartigianato Lombardia, quindi che ha tra i suoi soci le aziende che vedrete, e Gianfelice Rocca, presidente di Assolombarda. Io comincerei guardando una prima parte. Abbiamo diviso il filmato e queste 22 aziende per tipologie, cercando di identificare diversi capitoli, e il primo che andiamo ad affrontare è quello legato al tema dell'innovazione e della tecnologia. Allora, prego la regia, come si dice nei consessi seri, prego la regia. Certo, la tradizione è importante, ma devi anche sapere stare al passo coi tempi e fare innovazione. Ma l'innovazione tecnologica da sola non basta, serve la capacità specifica dell'artigiano. La mia azienda nasce come engineering. Engineering significa la ricerca, lo sviluppo di nuove soluzioni. Da quando è nata la Roadrunner Food abbiamo realizzato diversi brevetti, tutti sui piedi in fibra di carbonio, il primo sul piede da correre e altri 3 sui piedi da camminare. Adesso abbiamo in cantiere un brevetto su un'articolazione di un ginocchio protesico e il prossimo anno sicuramente avremo 2 o 3 brevetti riguardo ai tutori. Mi sono laureato in ingegneria meccanica
Dopo alcuni anni passati nel settore dell'automotive, ho iniziato a fare un dottorato di ricerca all'Università, al Politecnico di Milano, sulle protesi ortopediche, con l'obiettivo di aprire un'azienda che progettasse e producesse componenti di protesi ortopediche, tra cui i piedi in fibra di carbonio. Sono amputato in seguito a un incidente stradale da circa 20 anni. Nel momento in cui apriremo l'officina ortopedica, ci sarà una parte di produzione customizzata su misura del paziente, quindi l'invaso, il bustino, il tutore, la molla di Codevilla. In quel momento lì sicuramente diventeremo artigiani nel momento in cui realizzeremo dei pezzi su misura. Noi abbiamo fatto una scelta di campo, ci stiamo identificando su dei produttori di luce e quindi non facciamo un oggetto decorativo emozionale, noi progettiamo e produciamo un'illuminazione tecnica. Siamo arrivati ai LED nel 2003 circa. Noi ai tempi lavoravamo per una società svizzera nel comparto ascensoristico e producevamo elettronica per tutto il comparto ascensoristico e consumavamo tantissimi LED, ma erano LEDini principalmente di segnalazione, on off. Questo amico, perché lo considero tale, mi diceva sempre: cerca di investire in ricerca sul LED bianco di illuminazione, perché vedrai che adesso non sono ancora performanti, ma presto diventerà la fonte di luce del futuro. Ne venne fuori un prodotto importantissimo che ci permise di depositare un brevetto di invenzione industriale. In questo momento noi ci identifichiamo in settori specialistici che vanno dal retail, dall'abbigliamento, alla gioielleria, al food. Il food è un settore molto tecnico e uno forse non lo percepisce quando va al supermercato a comprare la frutta, la verdura, la carne piuttosto che il pesce, ma è estremamente importante. Vorrei che diventasse la Piperlux la Coca-Cola nel mondo del lighting. Quello che fa diventare un pezzo di ferro una bella lampada non è solamente che la finitura, la qualità e l'attenzione che si rivolge in ogni fase di lavorazione. Abbiamo sempre lavorato per conto di alcuni grossisti italiani, per cui abbiamo sempre avuto, come dire, una produzione a conto terzi. Ad un certo punto nel 1998 abbiamo dovuto dare il punto di svolta, cioè prendere una strada nostra, autonoma. Abbiamo iniziato nel 2008 ad iniziare a pensare ai LED. E quello probabilmente sarà il nostro futuro, perché si tratta di utilizzare una tecnologia che è appena all'inizio adesso, no? Però ci sta già dando dei buoni risultati. LED è una sorgente luminosa molto piatta, flat, si sposa con un design che è lineare. Semplice. Fino a 3 o 4 anni fa i LED eravamo su 70-80 lumen a watt, adesso siamo arrivati a 120, probabilmente secondo gli studi della McKinsey eccetera potremmo arrivare a 240 lumen. Soltanto a pensare, come dire, ai lampioni stradali, ecco, che restano accese 10 ore al giorno, no? Per cui un LED può durare anche 50.000 ore, no? Se si fanno delle moltiplicazioni veloci, no? 365 per i 10 fa 3.650, per i 10 anni 36.000, no? Per 20 anni, no, ti fanno 60.000 ore, no? Per cui un buon apparecchio di illuminazione può durare 20 anni. Il problema nostro qual è? È se riusciremo a vendere poi dopo fra 20 anni ancora delle lampade.
E queste erano le prime tre aziende. Io comincerei da Bassetti, intanto per capire qual è il valore di questa rappresentazione, perché avete scelto di raccontare anche visivamente l'artigianato lombardo. Beh, a me sembra che il titolo che avete dato all'iniziativa sia molto significante. Leggere il presente e guardare lontano. Lei poi ci ha aggiunto un elemento che a noi come fondazione sta particolarmente, non aggiunto, ha evocato un elemento che a noi sta particolarmente a cuore, cioè la responsabilità. Cioè, non basta leggere il presente, non basta guardare lontano, bisogna decidere dove si vuole andare. E nel decidere dove si vuole andare si manifesta la responsabilità di chi decide. Quindi il nostro tema è questo, attenzione all'innovazione per l'innovazione, no? Ale, perché si può andare anche nel fosso con l'innovazione. Allora, da questo punto di vista, noi lavorando sul tema dell'innovazione abbiamo messo a punto una distinzione, cioè c'è un'innovazione science intensive, no? Che è alimentata dalla ricerca scientifica che si trasforma in tecnologia e diventa innovabile. Però c'è anche, e quindi questa punta alla produttività, riaccende i motori, per usare la terminologia del libro di Gianfelice, intorno alla ricerca della produttività. Allora, quello che si sta producendo, il mercato l'ha stabilito, facciamolo nel modo più efficiente possibile. Ma c'è anche un'altra innovazione che noi chiamiamo, mutuando dal greco, poiesis intensive, cioè dove l'intensità non è tanto un'intensità del sapere qualcosa di in più, ma è la sensibilità di valorizzare qualcosa di più. E questo è fatto dalla creatività, no? Ecco, allora, il tema è: il futuro premierà la produttività o la creatività? Qui stasera c'è qui Stefano Micelli, autore del Futuro Artigiano, no? In cui si fa notare che la terza rivoluzione industriale, che è già cominciata, tende a premiare piuttosto la creatività che non in assoluto diciamo la produttività. Io ho qui una frase che Francesco ha localizzato di Obama, che dico traducendola: il 3D printing, cioè le stampanti 3D, hanno il potenziale di rivoluzionare la maniera di fare quasi tutto, almost everything. Noi dobbiamo assicurare che la prossima rivoluzione industriale nel manufacturing accada in America. Il discorso qui è piatto, no? Ecco. E noi possiamo ottenere questo fatto se noi ci rendiamo conto che la terza rivoluzione industriale porrà dei problemi di innovazione competitiva che non sono soltanto quelli del massimo della produttività, ma sono quelli del massimo, direi, di fitness, cioè di corrispondenza alle necessità di sviluppo della società civile, della società economica, in termini di creatività. Se poi, e qui stasera c'è qui Testa, che ci porta un altro tipo di sensibilità, per esempio le neuroscienze. Se noi applichiamo, non a caso quello spezzone che avete mostrato è lo spezzone, diciamo, delle attrezzature di sostegno biomedicale, diciamo, a dei difetti fisici. Lui è un amputato. Ecco, se prendiamo le neuroscienze e pensiamo alla creatività neuroscientifica, ci rendiamo conto che il tema della responsabilità è un tema dominante. Ecco, il tema è anche quello, però, a mio avviso, e qui volevo coinvolgere Gianfelice Rocca, quello delle dimensioni, perché noi abbiamo visto qui delle aziende, mediamente sono ovviamente aziende piccole, perché questo è diciamo, la platea da cui sono state selezionate all'interno di questo filmato, fanno innovazione,
La domanda è se questo tipo di innovazione può avere un futuro non soltanto per l'Italia, ma magari anche in chiave di vendita su altri mercati, cioè se questo tipo di struttura, la struttura delle PMI, dei distretti o comunque delle piccole e medie imprese, spesso a tradizione familiare come queste, è un assetto a suo avviso sostenibile anche alla luce di quello che sta accadendo nel mondo, dell'apertura dei mercati, il fatto che i fornitori ormai si trovano ovunque, dall'Estremo Oriente fino all'Asia. Questa struttura è ancora vitale? Ma prima di tutto, riprendendo quel rapporto artigianato medium tech, io vedo notevole continuità, perché quando parliamo di medium tech, nel medium tech l'innovazione è sostanzialmente un'innovazione incrementale, che nasce dalla collaborazione di tutti coloro che ci lavorano insieme ai clienti e ai fornitori. Quindi c'è un elemento, chiamiamo di innovazione distribuita, che è un po' tipica di quella dell'artigiano, cioè che ciascuno è proprietario di un'innovazione e che è tipica di questo settore industriale, che fra l'altro la cosa interessante è che quando si guarda le esportazioni del Giappone, degli Stati Uniti, piuttosto che la Germania, aumenta l'esportazione medium tech a scapito dell'esportazione high tech, che sembra controintuitivo, ma il fatto è che l'industria high tech tende ad avere un luogo dove c'è della innovazione rivoluzionaria, ma poi il caso dell'iPhone è molto reclamizzato. Le componenti tecnologiche che ci sono in un iPhone sono sostanzialmente il 25% in Corea, sono in Taiwan, Giappone, in Cina c'è $3.50 di assemblaggio, per dare un'idea. Quindi è un'industria che tende ad avere un accentramento centripeto molto forte, mentre il medium tech è radicato nei cluster, nei territori. Gutenberg era tedesco, le macchine per la stampa sono ancora localizzate intorno ai luoghi in cui è vissuto, l'industria mineraria tedesca, la Slesia, dove c'è una totale combinazione di fattori che è molto difficilmente imitabile, più difficilmente imitabile da paesi come la Cina, perché per esempio quell'insieme di università specializzate, di scuole tecniche, di apprendistato che c'è in Germania è qualcosa di difficilmente imitabile, che fra l'altro costruisce la ricchezza dei territori e si proietta nel mondo. Fra l'altro, sugli atomi del medium tech viaggia l'innovazione rivoluzionaria high tech, che è l'innovazione digitale, tutte queste cose che vengono incorporate in questi prodotti e che quindi, io dico, i bit viaggiano sugli atomi. E questo è quello che un po' sta succedendo. Ora, cosa succede con quello che, a mio vedere, c'è in questa continuità? Perché quando uno vede aziende di questo genere o questi artigianato, è difficile dire se sono una piccola impresa industriale o un'impresa artigianale. Cioè c'è un continuum. Io credo che lo sviluppo che sta avvenendo in due grandi settori o tre grandi settori che stanno modificando i meccanismi produttivi. La sensoristica. Oggi noi siamo, attraverso una sensoristica molto più avanzata, di fare il tracking dei prodotti, di fare la qualità misurando la perfezione dei prodotti. Quindi siamo in grado di dominare il mondo più da lontano senza una presenza fisica più vicina. Il secondo è tutta l'economia digitale. Attraverso Big Data, l'Information Technology, noi siamo in grado di seguire la catena della produzione dall'artigiano fino al cliente finale. Diciamo che l'ordine può diventare un subordine all'artigiano di design lungo una catena completa. E l'ultimo dato è quello del 3D. Il 3D consente di spedire disegni piuttosto che produrre in un luogo e far produrre tendenzialmente localmente con nuovi materiali, che sono una quarta innovazione, perché per il 3D occorrono dei materiali additivi che possono essere, diciamo, messi. Io credo che dal punto di vista, questo apre per l'Italia e per le nostre industrie, anche piccole e medie, in una catena evidentemente, in cui il piccolo è anche il fornitore di un medio che si proietta nel mondo. Quindi, noi, fra l'altro, io nel mio libro faccio vedere una statistica che va un po' capita, secondo me. Però io facevo vedere la quota di esportazione delle aziende, se per esempio hanno l'80% di esportazione, e dall'altra parte la dimensione. Sorprendentemente uno si aspetta che dove c'è molta esportazione ci sia una grande dimensione. Non è così, non è così obbligatoriamente. Ci sono piccole aziende che esportano nel mondo delle quote molto importanti. Questo sarà accresciuto dalle nuove tecnologie, perché consente, uno oggi si accorge che un artigiano di un piccolo paese, di un'isola siciliana, può connettersi e far vedere i suoi prodotti al mondo in modo completamente diverso da come poteva fare una volta. Quindi questa
il rapporto col mercato finale sta rivoluzionandosi completamente. Io avevo una riunione di consiglio di amministrazione stamattina alla Brembo che fa freni sofisticatissimi, ma tutto l'aftermarket, cioè la ricambistica dopo mercato, pensate che in quel mondo che è così specializzato, Amazon sta prendendo una quota importantissima, perché vende dei kit di ricambi di freni con un voucher per farsi rimontare da un'officina vicina. Questo dà l'idea della pervasività di questo cambiamento, che è un cambiamento che rivoluziona tutto il tema delle dimensioni, dell'integrazione fra grande imprese e piccole imprese. Resta che il manufacturing medium tech si avvale di una catena che scende nei fornitori, cioè ci si innova insieme ai fornitori, e la catena dei fornitori è la forza evidentemente italiana. Ecco, io credo che noi viviamo in un ambiente che da questo punto di vista è fra i più vitali al mondo, che ha intorno a sé una delle strutture veramente con più capacità di poter competere utilizzando queste nuove tecnologie che secondo me sono molto adatte. Io dico, cioè, a volte cito che non so, il cruscotto di una smart, ci sono oggi 10.000 alternative. Cioè, questo è l'adattamento che si può avere utilizzando queste idee, che diventa quasi tutto artigianale per certi versi, perché la customizzazione, cioè l'adattamento al cliente, raggiunge delle punte tali che può scendere fino a customizzare ogni, siccome la protesi, diciamo che ogni nostra cosa diventa una protesi per certi punti adattata a noi. Grazie. Allora, Rocca è relativamente ottimista anche sulle dimensioni. Io vengo da qualche visita che invece mi ha fatto leggermente deprimere in termini dimensionali. Ad esempio, sono stato a visitare il magazzino di logistica di Amazon a Piacenza, è una struttura di, mi pare, 80.000 metri quadri coperti, e tu ti metti lì in fila, a dove poi loro impacchettano i pacchi, hanno 40 bancali e ogni secondo ne partono 10. E mi veniva in mente che ognuno di quei pacchi è un pezzettino o di artigiano italiano che forse va un po' meno bene, o di negozio italiano che chiude. E questa è una struttura che ha fatto della logistica ipersofisticata, delle grandissime dimensioni e dei grandissimi volumi, il punto di forza. È arrivato l'anno scorso al punto di massima a fare 15 consegne al secondo, in uno dei giorni precedenti al Natale. Quindi andare lì crea, diciamo, un effetto spiazzamento per chi invece come me, che ha qualche capello bianco, è abituato ad andare in giro a vedere i negozi aperti. Insomma, ecco, questo è un mondo che a mio avviso, diciamo, perlomeno scricchiola. E qui volevo coinvolgere Massetti per capire se gli artigiani italiani sono in grado di cogliere queste suggestioni che citava Rocca, cioè la capacità di sfruttare, naturalmente non di fare ricerca di base, ma di mettere insieme in maniera combinatoria, incrementale, le cose che già esistono e realizzare alcuni degli aspetti che abbiamo visto qui. Questo è sicuramente un aspetto apicale dell'artigianato lombardo. Come sta la massa dei vostri associati? Io prima di tutto voglio ringraziare per l'invito che mi è stato fatto, che è già un cambiamento epocale, il fatto che il presidente di un'associazione di artigiani venga invitata alla settimana d'impresa così importante per contenuti. Ma perché questo? Perché nella cultura generale l'artigiano è poca roba, è sempre stato poca roba, adesso diciamolo, perché questa è un po' l'accezione che si sente, ma anche nella terminologia, è stato fatto in modo artigianale, deprezzando un prodotto. Per cui c'è già un cambiamento culturale e ringrazio per questo invito, perché ne è la dimostrazione che forse questo mondo piccolo, mi verrebbe da dire sporco e cattivo, non lo è proprio fino in fondo, nel senso che guardando il filmato dimostra in realtà come siamo, noi non come vorremmo essere, a parte che le tre interviste che avete mandato all'inizio forse sono le tre migliori in termini di preparazione culturale delle persone, di esposizione, per cui ma questo senza nulla togliere agli altri, che tra l'altro qualcuno è qui presente, lo ringrazio per essere, che fa dei prodotti straordinari, fa dei prodotti che senza saperlo sono i prodotti che oggi il mercato in giro per il mondo richiede. Diceva bene il presidente Rocca che e la sollecitazione del moderatore, i nuovi strumenti fanno del prodotto artigiano qualcosa di innovativo, uno per la capacità di essere distribuito in tutto il mondo, per cui avremo sempre meno magazzini, avremo sempre più pezzi singoli personalizzati, spediti in giornata piuttosto che ordinati con una tempistica velocissima. La situazione dagli artigiani, ma lo vediamo anche dagli altri, lo vedremo anche dagli altri spezzoni del film, bellissimo, devo dire,
e qui faccio i complimenti al presidente Bassetti, che io l'ho portato per... L'ho portato in Val Camonica, in un paesino stupendo, a presentare questa cosa a Bienno, uno dei borghi più belli d'Italia, e devo dire che gli hanno proposto la cittadinanza onoraria per il lavoro che sta facendo intorno al settore dell'artigianato. E, però ho perso il filo. Tema era se questi appunto sono la punta di un iceberg o invece restano dei... Parlava appunto della dimensione. Ecco, c'è da dire una cosa che io riconosco, ma lo riconosco a me stesso essendo artigiano che lavora nell'azienda, che abbiamo alcuni pregi ma abbiamo anche dei grandi difetti. Uno, che siamo individualisti all'estremo, cioè all'idea di metterci insieme a qualche collega ci fa venire l'orticaria solo a parlarne. Due, che magari non è il caso di qualcuno, c'è questo atteggiamento di vivere troppo con la mente al passato, la tradizione, la famiglia, il radicamento al territorio, dimenticando che quel prodotto che si sta facendo, che si fa, provenendo da questa tradizione, è quello che appunto il mondo ci sta chiedendo. È un cambiamento culturale che anche noi dobbiamo fare. Io non ripeto le cose che condivido, che sono state dette prima, ma però dentro lì ci sta tutto quello che noi come associazione di categoria dei piccoli artigiani dobbiamo fare per fare in modo che i nostri associati, che i nostri artigiani cambino a livello culturale la mente, la testa, perché passa tutto attraverso questa cosa, perché diversamente non... Qui vediamo delle esperienze bellissime, enormi, che sono già una novità nel mondo dell'artigianato. Già i tre passaggi che abbiamo visto sono già cose diverse rispetto a quello che noi intendiamo e quello che si è fatto fino ad ora.